Al penultimo turno del girone d'andata sono separate da ben 10 punti in classifica, ma nella storia recente della Serie A Sassari e Venezia hanno scritto pagine avvincenti di una rivalità che si rinnova ancora una volta questa sera al Palaserra di Migna. Arriva la tripla a segno per Bryn Tahiri. Tucker esplora con lo sguardo il roll di Tessitori, vuole mettere ordine e vuole andare isolato sul quarto di campo per giocare l'uno contro uno con Tahiri. Il tiro in fadeaway, gran canestro, gran circolazione sul perimetro per armare la mano di Jordan Parks, errore, buona chance a rimbalzo però per Tessitori, canestro con fallo per Tex. Da tre punti di Aralan Populos, rimbalzo offensivo per Treyer, tripla frontale per Tahiri che riesce a interrompere l'emorragia per la Dinamo. Tahiri nel blocco di Job, scarico in angolo per Jefferson, attacca il close out, regge Spissu, passa dietro al blocco, il tiro realizzato da Jefferson, primo canestro con la canotta del Banco di Sardegna. Spissu, Wilcher fa saltare molto bene Treyer, si crea lo spazio per questo tiro dal mezzo angolo. Wilcher raddoppiato qui in post, palla persa, contropiede per Jefferson, solitario a segno col canestro del più 6 Banco di Sardegna, 24-18. Treyer, backdoor molto ben fatto da Gentile che scappa via e vola fino al capolinea. John Tucker a condurre questa azione offensiva per l'Umana. Reyer prende la tripla con spazio, la manda a segno per il meno uno. Umana Reyer, Ray John Tucker. De Nicolao batte a sinistra, Cappelletti arma la mano di Brooks, a segno da tre punti. Il pick and roll di Brooks che poi si apre oltre l'arco, va dentro fino in fondo Ray John Tucker. Il pallone per la conclusione di Tucker, sbagliata lotta, rimbalzo Tessitori, riesce nella correzione vincente a canestro, uno degli ex di questa giornata. Blocco in transizione di Wilcher, poi riceve spalle a canestro contro Jefferson, tripla per Tessitori a segno e ora scappa via l'Umana Reyer al Palaserra di Migna. Timeout obbligato per Bucchi che rientra in campo per gli Oro Granata. Dinamo con il 30% complessivo dal campo, 13 su 43, va fino in fondo Tahiri, segue però a rimbalzo molto bene Usman Job. Pallone che esce molto bene dal post e circola alla grande sotto per Jeff Brooks. Attacca bene, attacca con pazienza e con intelligenza la Reyer che respinge l'assalto della Dinamo e si porta sul 51-39. Ma quante bellissime circolazioni di palla ci ha fatto vedere la squadra orogranata in questo terzo quarto. Dall'altra parte è già un uomo solo al comando, Brandon Jefferson. Jefferson per Gentile, seguito da Spissu, accetta il cambio Tessitori, servito molto bene sul roll Usman Job, di nuovo che vuole ancora lottare. Fuori da McKinney, mezzo alle gambe, step back in faccia, Wilcher risponde da par suo Alfonso McKinney. Dietro la schiena De Nicolao, lascia lì Wilcher, Brooks extra pass fuori, Parks in ritmo da tre punti, sbaglia Wilcher, vola rimbalzo, correzione vincente. Circolazione sul perimetro ancora per la Reyer. Cerca i punti della staffa, Brooks dentro per Pars, la schiacciata tonante per scrivere di fatto la parola fine sul match. Il tentativo finale di Pars che non viene accolto, finisce così al Palaserra di Migna. La Reyer conquista l'undicesima vittoria in campionato, difende la vetta, passa a Sassari 73-62 il risultato finale. Prestazione molto molto solida. Great win for us. It's very difficult to win on the road, so we're happy anytime we can win. It's a very tough league, so we're very happy right now.